Ciao Dreamers, nuovo video per voi, oggi un video tutorial per Halloween. Evviva, vedete che ho anche la coroncina, che non so se si vede, e lo scettro. Oggi è un tutorial numero 3 di Halloween per le persone, per le ragazze, quindi un tutorial non effetti speciali, ma un tutorial make-up classico, ovviamente avvellito per Halloween. Intanto mi scuso con voi per la grandissima assenza dal canale, però ho una serie di casini non indifferenti che mi impediscono di stare sul canale. Primo, ho il computer rotto e sto aspettando che me lo restituiscano. Due, mi sento poco bene in questi giorni, ho dei problemi di salute legati, penso, allo stress e al nervoso, perché sono ancora in piena stagione lavorativa e non ho ancora finito, mancano ancora 3 settimane, io non ce la faccio veramente più, sono alla frutta. Tornando al nostro bellissimo tutorial, ho deciso di accontentare un po' i gusti anche delle ragazze che magari la sera di Halloween non vogliono stare lì a fare trucchi, effetti speciali, riempirsi di sangue, se ne manca, ma vogliono avere qualcosa di a tema che sia anche bello. Ho voluto discostarmi dalla classica strega, quella con lo smokey eyes nero, con lo sguardo cattivo, col rossetto nero, trallallero trallallà, perché volevo fare una strega un po' più moderna, che non, attenzione, è colorata ma non è buona, mi raccomando, però ho voluto dare un tocco di colore, insomma, a ste streghe, perché sempre nero porelle, poi alla fine si stancano anche loro, diamo un po' di colore, quindi questo è quello che è venuto fuori. Ho giocato utilizzando semplicemente 2 ombretti, è un make up abbastanza facile e veloce da realizzare, perché l'acqua cream poi della Make Up Forever aiuta tantissimo, infatti sembra un eyeliner ma comunque riesce a creare delle linee abbastanza buone velocemente. E poi ho fatto una base classica, niente di che. Niente, io col mio bellissimo ragnetto vi saluto, vi lascio al tutorial, vediamo cosa ho combinato. Bacissimi e tremate, le streghe sono tornate. Allora, inizio a creare le mie linee rosa con l'acqua cream rosa della Make Up Forever, col quale creerò anche le ragnatele. Farò una sorta di riga di eyeliner, rimanendo con la codina un po' spessa. Dopodiché, sull'occhio applicherò Thrash dalla palette Electric di Urban Decay. Inizio a creare le mie ragnatele coadiuvata da un pennellino molto fine per eyeliner e appunto dall'acqua cream rosa della Make Up Forever. Sempre con l'acqua cream della Make Up Forever, un pennellino angolato, vado a colorare la rima interna dell'occhio. Una volta applicate le ciglia finte della Ardell Lashes e il mascara 2000 calorie di Max Factor, vado a mettere delle gemme trasparenti nelle ragnatele. Ne metterò solo 2, una in alto, vicino proprio alla fine dell'occhio, e una in basso. Vado ora a fare la mia base con il primer Step 1 di Make Up Forever, applicherò poi il correttore 004 di Pupa e il fondotinta Made to Last di Pupa numero 040.
faccio un contouring veloce con la palette di Anastasia Beverly Hills, sfumando bene con delle spugnette, poi fissando tutto con le ciprie matte surreale di Neve Cosmetics e il kit da contouring di Bella Oggi. È il momento delle labbra, io faccio la parte superiore con la tinta nera di Jeffree Star Weirdo, la parte inferiore con il Color Elixir Lip Pencil della Max Factor in colore fucsia, dopodiché nella parte inferiore applicherò dei glitter e il tutorial è finito. Ed ecco qua Dreamers, questo è il nostro look finito, io spero che vi sia piaciuto e vi mando tanti bacissimi, se avete delle richieste per Halloween, qualcosa che volete vedere, lasciatemi insomma un messaggio nell'info box, o chi mi segue in pagina mi mandi un messaggio in pagina o su Instagram e cercherò appena posso di esaudire la richiesta e niente, che dire, vi mando tanti bacissimi al prossimo video.